E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film che si chiama Edison. Di un altro grandissimo inventore e anche del signor Nikola Tesla. Quindi, a dire la verità, parla di tre grandissimi personaggi, scusatemi se non mi ricordo il terzo, ma purtroppo, ho la memoria corta. Comunque, andando avanti, parla un po' della vita di tutti, della gara tra appunto queste due aziende che vogliono illuminare per prime l'America, che la gara tra chi vuole la corrente continua e quella alternata, e a dire la verità, parla molto di come Edison, a dir la verità, sia un figlio di puttana. Tant'è che, a dir la verità, i buoni in questa pellicola sono gli altri, non è Edison. Perché Edison è un figlio di troia, veramente. Cioè, fa delle cose da pezzo di merda. Parla male delle altre aziende, dice che la corrente alternata è troppo pericolosa perché praticamente può uccidere chiunque, far esplodere cose solamente perché così comprano la corrente continua da lui. Cose veramente orribili, a dir la verità, tant'è che arriva a un momento in cui paga un tizio per creare la sedia elettrica e affibbiare la creazione all'altra azienda. Così la gente dice, ecco, vedi? La corrente alternata è stata fatta con la corrente alternata e quindi è colpa di quelli e è cattiva. Per fortuna lo scoprono e lo denunciano pure perché è uno stronzo assurdo. E niente, alla fine Edison è un pezzo di merda. L'unico di cui mi dispiace è appunto Nikola Tesla, che dopo che invece lui, insomma, aiuta con le lampadine e la corrente alternata a sconfiggere Edison, perché comunque aveva il monopolio prima, se ne va praticamente a mignotte e poi muore in povertà. E questo è Nikola Tesla, ragazzi, sì! E niente, invece quell'altro se la gode, vince e non è nemmeno cattivo, cioè nemmeno gode della sconfitta dell'altro, perché è una persona tranquillissima, ci sta, e niente, è solo felice perché comunque ha vinto, ma gli dispiace per gli altri, quindi ci sta. Trama assolutamente 8, mi piace anche il fatto che abbiano detto la verità su un personaggio che in media viene idolatrato come il migliore del mondo. No, a quanto pare era pure un pezzo di merda, comunque a livello di persona. E niente, andiamo avanti, parliamo dei personaggi. Allora, personaggi ci sono appunto Thomas Edison, che come ho detto non c'è bisogno che dica altro, è un coglione assurdo. Nikola Tesla è un ragazzetto, è proprio tranquillo, candido in un certo senso. Per un po' lavora anche sotto Edison e gli dispiace di farlo perché sa che sta facendo delle cose sbagliate e poi alla fine ascolta le vocine nella sua testa e infatti va da quell'altro. Quell'altro, invece, di cui non mi ricordo il nome, lui c'ha la sua famiglia, tiene alla sua famiglia, al contrario di Edison che quasi sempre se la dimentica, anche se ci tiene quando se lo ricorda. Però comunque, invece questo altro cerca anche di contattare Edison, di farci un'amicizia, di accordarsi e tutto il resto. Edison non ne vuole sapere un cazzo, anzi davanti fa tipo tutta tanta la bella faccia così e poi sotto sotto gli dice le cazzate e lo infama. E niente, alla fine poi appunto invece vince lui e dai, è contento con la sua famiglia, si gode la sua ricchezza e ciao, fine. Perché viva la corrente alternata, fine. Quindi come personaggio io direi un bel 8 anche qua. Perché no? E come obiettivo, vabbè, portare un film diverso dal solito, perché si potrebbe pensare che è un film biografico. E invece no, anzi, è un film che demolisce Edison, raccontando la verità, ovviamente, però... Però è questo il bello, è diverso dal solito, quindi anche qui metto un bel 8, perché ci sta. Molto bello e consigliato a chi vuole farsi una cultura. Quindi, voto finale 8 pieno. E ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Edison.